suoniamo. Dobbiamo suonare questa mattina perché ci aspettano al bar Tudor. Sì. Noi siamo intanto a via Tagliamento e una buona giornata, signore e signori. La nostra brigata si sta mettendo in moto come sempre. Barbalupo, il barbiere più biancoverde che c'è, con il lupo anche in testa questa mattina. Sì. Biancoverde fino ai capelli. Dai capelli fino al busto. Stava dicendo fino alle mutande, comunque va bene così. Buona giornata, signore e signori. Dia il buongiorno anche lei. Buongiorno a tutti e sempre Forza Lupi. Sempre primi in classifica, i nostri cari lupi. Forza Lupi, la mia previsione era di 2-0. Avevo una potenza alle spalle. Abbiamo vinto 3-0 e poi il nostro Meteo Peppa. Buongiorno a tutti, buongiorno a miei fans. Tra poco diamo vita alle previsioni meteo. Sempre tanti fans per Meteo Peppo, il nostro Michel Bourbon. Buongiorno, buongiorno a tutti. Salutiamo a tutti gli spettatori. Stamattina ci manca un gombare, il poeta, che c'ha la febbre. Aurelio. Un bacione Aurelio che non c'è. C'ha la febbre. Un bacione anche a lui. Sì. E intanto il nostro Lucianino, facciamo danzare Lucianino Sbirulino. Eccolo qua, Lucianino, vai. Vai Lucianino, vai, vieni con noi, danzante come sempre la trasmissione questa mattina con il prezioso supporto del nostro Lucianino Sbirulino. Intanto un saluto a Luciano Mangiante alla telecamera, Alfonso Tarantino in regia. Un saluto ad Alfonso. Alfonso, cosa ti hanno fatto? Ti hanno legato in regia? Ma si sa che tu sei il regista numero uno e sei anche il preferito di Chiacchiere e Caffè. Alza un cartellone, Alfonso, salutaci. Un saluto dalla brigata. Un saluto dalla brigata di Chiacchiere e Caffè. Luciano, vuoi salutare pure tu qualcuno? Sì, io voglio salutare. Dai, solamente a mio fratello Antonio. A tutti. E mia famiglia, che tutto quanto, la mia famiglia. Sì. Sia mia salute. Non è che mi aiuto molto. Ma... Va bene, va bene così. Stai con noi, Luciano. Se vuoi fare, vieni più qua, un saltellino, anche per far vedere ai nostri amici. Ecco qua, è il nostro Sbirulino. Ok, questa è la sigletta del nostro Lucianino che continua a ballare, continua a danzare. Ci sono tanti altri amici che ci vengono a trovare. Il nostro Angelo Superstar da solo. Buongiorno. Testimonial della pelle. Buongiorno. In tutto il mondo. Tutto il mondo, sì. E dopo... Ci hai preparato una sorpresa. Sempre le sorprese faccio io. Sempre. Sta arrivando anche l'amico. Va bene, aspettiamo anche l'amico. Noi ci siamo quasi questa mattina con Michel Bourbon scatenatissimo stamane, il nostro Luciano che sta per andare via. Luciano, grazie per la tua performance, solo il cappellino così. E niente, ci vediamo al prossimo numero di Chiacchiere e Caffè con Lucianino Sbirulino, il nostro ballerino, fa tutta rima con Ino. Tu sei il migliore al mondo. Ma figurati, grazie Luciano. Poi abbiamo il maestro Francesco, insomma non c'è Aurelio. Mi dispiace perché ha avuto la febbre. Comunque le suoneremo lo stesso. Sì, senz'altro. Grazie Francesco. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. No, noi siamo andati a Rocca San Felice, già lui non si sentiva bene. Aurelio, vabbè, un bacione. Villa Gioconda, sì, una cosa da poco, insomma, sicuramente si riprenderà con la sua vigoria e la sua energia. Il nostro caro Aurelio, abbiamo tanti ospiti stamattina, il nostro Meteo Peppi in agguato. Di salutare Aurelio, buona guarigione, che venga presto in trasmissione. Sì. Noi a proposito di ospiti abbiamo anche il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Cuochi Regione Campania, il nostro Pietro Montone. Vai con la sigla, ci vuole l'inno. Dai ragazzi, Pietro, grazie. Buongiorno a tutti. Hai visto buongiorno come sono scatenati? Sì, già di prima mattina già hanno una bella carica di energia. Una bella giornata a tutti quanti, anche dai cuochi, sempre. Sicuramente sì, da parte nostra un buongiorno a tutti quanti, soprattutto agli operatori del settore, che oggi alcuni in buona parte si riposano. Grazie Pietro, tra pochissimo daremo anche fuoco ai nostri fornelli, perché vedo addirittura un impianto diabolico lì. E Pietro, tu che te ne intendi di cucina, che cos'è quella diavoleria? Guarda, non ho proprio visto, vado a vedere un attimo. una sorpresona anche per te. Poi abbiamo Pelé del Gaudio, Pelé anche questa mattina, la squadra è al completo. Anzi, no, con Lucianino ballerino Sbirulino abbiamo un rinforzo in più. Hai visto prima come ballava Lucianino? Mi dovete scusare se non mi sono...
vestito da boss stamattina. No, però insomma con questa tuta no, fai sempre c'ho la giornata una impegnata bella perché devo scappare subito a scuola dal De Luca, poi dopo la trasmissione e poi oggi devo andare chiaramente al Country Sport. Abbiamo festeggiato insieme la vittoria dell'Avellino, in quanto noi con Adriano, il nostro segretario e Gennaro, il nostro coordinatore, abbiamo addirittura portato i racchetta palle al Partenio. Oh, hanno portato, bene fortuna. Ho portato fortuna, ma a proposito di Bianco, chiedo scusa, lei tutto bene? Tutto a po', mica disturbiamo. No, si figuri, stavo dando un'occhiata ai giornali. Ah, e dia un'occhiata, poi magari ci fa una sintesi delle notizie. Quelle da sottolineare stamattina, io purtroppo non ho molto tempo, devo andare da quella parte. Se la vede lei con l'edicola, insomma. Grazie boss, grazie mille, il sigaro insomma fa sempre il suo effetto. No, no, lo può tranquillamente fumare. Una buona giornata a tutti ai piani alti di via Tagliamento, non siamo sempre in diretta con Prima TV e Telenostra e questa, signore e signori, e chiacchiere e caffè. Noi daremo ritmo questa mattina all'informazione con tanta musica, ma visto che abbiamo la presenza del vicepresidente della Regione Campania, dei cuochi, daremo anche fuoco ai fornelli con un ospite che tra pochissimo sarà con noi. Ecco qua, sta arrivando Meteo Peppe, mi ha distratto. Ah, ecco, un saluto al nostro piccolo fan che si sta svegliando. Intanto c'è Angelo Superstar che continua a dare colpetti di tamburello. Qua. Ci sempre stellare. Sempre anche, come l'americano. Sempre anche stellare. Con il suo cappello americano. Eccolo là, un bacione, un attimo solo che io vengo da voi. Gabriele, buongiorno, il nostro piccolo fan, il fan più piccolo di Chiacchiere e Caffè, lo salutiamo. Ciao, ciao, seguici anche questa mattina. Ciao, un buon mattino a tutti gli amici di Telenostra e Prima TV. Chiacchiere e Caffè inizia sempre così alla grande, con un bacione anche al nostro piccolo fan Luciano Mangiante. Può girare l'obiettivo della telecamera addirittura, altro che prima colazione. Sono stato a Sacra delle Castagne ospedaletto hanno fatto, e c'è la signora Maietta Sabina, ha portato questo. Ah, sono dei dolcetti. No, delle dolcette che... Per fa piacere che mi chiami Ottavio Giornale, proprio visto che facciamo l'edicola, la rassegna stampa. No, sono uno tutto da leggere. Noi è tutto da scoprire anche. No, vabbè, questo fino a un certo punto. Va bene, sono dei dolcetti che arrivano da ospedaletto. In Andice, se voglio, io sono stato venerdì a sera da Diego. Ah, Diego Nigro. Diego del Malaga. Bravo. Mi ha portato un vassoio di paccheri. Un vassoio di pasta e fagioli con gozze, vino, frittura. Ho mangiato troppo bene, lo salutiamo e lo ringraziamo. Siamo anche noi, Diego Nigro, che ci ha promesso un giorno di parcheggiare la sua nave qua in piazza, in ex piazza d'armi, in Piazzale De Massico, nei pressi del Tribunale. A proposito, insomma, di dediche, richieste e altro, c'è il nostro amico sempre con... Salutai l'altra cugina, sì. Patrizia, sì, sì. Silvana, Chiara, Marciano, Vittoria, Giovanna, Sara, tutte parenti che mi hanno obbligato, perché dici come tu fai la previsione e ci azzecchi per l'Avellino. Quest'oggi regalaci un saluto. Oh, che bello. E allora facciamo un bel saluto. Era 2-0 la previsione. Avevo una signorina alle mie spalle. Ai ai ai. Ma lei di dov'è? Io sono di Roma. E come fa cognome? Potenza. Boom. Segnò il 3-0. Una potenza alle spalle. Una potenza alle mie spalle. Saluto con affetto il maresciallo. Servizio a Roma e la signora. Bene, grazie, iniziamo con i saluti, ma c'è anche il Meteo Peppe che ci aspetta con un pizzone. Io decisamente volevo passare velocemente ai saluti, perché sì, poi dopo mi parla, signor questo è il primo round. Quindi i primi saluti vanno a Sessa, Maria Pia, Filomena, Benedetto Lancastro, Life, poi Giacomo da Roma, Alessandro e Salvi. Poi salutiamo anche Benedetto e Alessandro Benigni. Si allunga sempre di più questa lista. Di Anna Spagnolo con Salvatore, Serena Vignole. Va Serena, bene. Tu sei Serena. No, ma abbiamo anche, abbiamo anche il saluto cantato. Salutiamo Pasquale e Donatella. Ciao. Anche la dedica cantata. Serena come Serena. Serena.
tu sei serena? Cioè, ma non è possibile, cioè, assolutamente, andiamo avanti con la rassegna stampa, se no Tormento Pep ci aiuta a leggere i giornali. Questa è la prima pagina del quotidiano De Caro D'Amelio, resa dei conti, oggi vertice a Nazareno per mettere pace nel PD, accordo difficile. Poi a centro pagina notizia di cronaca, raid in cella, finisce al Moscati, 6 contro 1 a colpi di sgabello a Bellizzi. Per quanto riguarda lo sport, l'Avellino blinda la vetta della classifica, la truppa di Graziani rifila il tris al Cassino. È andata bene, vero? Non l'ho vista. Me ne hanno parlato bene. Poi ieri dovevo rientrare nell'agenzia da Francesco Caccavallo, era una promessa con Mantenuto. Vabbè, comunque è andata benissimo per l'Avellino, che è primo in classifica. No, è andata bene soprattutto perché siccome sta ancora, deve recuperare ancora forse 7-15 giorni di condizioni atletiche, ed è normale che sia così, però c'è il grande maestro professore Pietro Laporta che sa il suo mestiere, quindi sicuramente l'Avellino ha fatto dei punti importanti soprattutto all'inizio, non avendo ancora una condizione fisica al top. È chiaro, no? Il partito in ritardo sta carburando, insomma, la squadra di Graziani. Va bene, questa è un primo flash sull'Avellino Calcio e c'è una notizia su cui volevo far intervenire il nostro Pietro Montone. ASL senza il Landolfi punta su nuovi presidi, c'è questo piano di accorpamento dei due ospedali, lui è un ottimo collega oltre che un bravissimo cuoco, insomma. È una situazione abbastanza particolare, intanto perché il Landolfi senza questo accorpamento era ormai destinato alla chiusura, è un ospedale di frontiera, però un ospedale che comunque negli anni ha consentito a tanta gente di curarsi nel bene e nel male. Speriamo che con questo accorpamento con l'azienda ospedaliera se ne possa trarre veramente vantaggio, soprattutto creando un buon pronto soccorso, una rianimazione, che sono le cose che più importanti, e credo che al management dell'azienda ospedaliera non mancherà di trovare la strada giusta per rilanciare il nosocomio di Solofra, che ripeto è il punto di riferimento della alta e bassa valle dell'Irno, che molti vengono anche da fuori per le eccellenze. Sì, l'importante è che siano protetti gli utenti, i pazienti, insomma, che sia una rete ospedaliera efficace. Esatto, in questo momento funziona, diciamo, come funzionava già prima, non è cambiato niente, pian piano si avranno i risultati. Al momento è quello che è, quindi bisogna prendersi la struttura così com'è per chi ha necessità, purtroppo. Grazie Pietro, resta con noi, ovviamente, una buona giornata a tutti gli amici. Buongiorno. Grande, ci mancavi. Buongiorno. Solo tu, grazie. Bene, mille, ragazzi. Tutto a posto, ha visto che squadrone qua? Io vedo una grande tifoseria qua. Sì, alla grande, noi siamo sempre Forza Lupi. La banda di Mario Di Montoro. Bravo, la banda di Mario Di Montoro, e a proposito, tu che sei di Montoro, Mario Di Montoro, ce lo ricordiamo sempre con affetto. Sì, manca. Si animava gli stadi di tutta Italia con i colori tra l'altro dell'Avellino e con il suo immancabile sombrero. Una figura che è entrata nella storia. Esatto, leggendaria del calcio. Mario Di Montoro, noi abbiamo il nostro Barbalupo addirittura, che è stato assoldato come batterista. Batterista oggi! Ma questa è la parrucca che porti anche sugli spalti del Partenio, questa parrucca verde? Sì, sì, sempre! L'Avellino come ha giocato? Ha giocato bene? Abbastanza bene ieri. Abbastanza, quindi dobbiamo ancora migliorare? Ma si deve sempre migliorare. Ma tu sai suonare la batteria oppure stai... Mi arrangio. Ecco qua, insomma, un rinforzo, per la band. Allora, Michel Bourbon, qua fioccano le telefonate, le richieste. Noi senza Aurelio siamo un po' spiazzati, però riusciamo a fare qualcosina. Sì, hanno fatto una richiesta, Besame Mucho. Besame Mucho, sì. E vago Besame Mucho, okay. Michel Bourbon con Francesco Caracciolo, un saluto a Aurelio che non si sentiva bene stamane, roba da poco, si riprenderà il nostro Aurelione, sarà con noi, con i tre compagni. We'll be right back.
con Michel Bourbon. L'applauso della clac. Vieni, vieni Angelo, che ti presento un collega che è di Montoro. Piacere. Pietro Angelo Superstar è il testimone itinerante della pelle di Solofra, perché sta tutto il mondo, la mascotte. Mario Di Montoro, non solo da Napoli, ma pure a Salerno. Mario Di Montoro va un po' dappertutto, abbiamo visto anche quando giocava alla nazionale. Insomma. Eh sì, vabbè, un personaggio, come ho detto prima, che è assurdo un po' agli onori della cronaca sportiva nazionale per questa sua verve molto anche, particolare. Sì, anche pittoresco, esatto. Insomma, folcloristico, il nostro Mario Di Montoro. Volevo salutare gli amici al bar Tudor. Se volete un ottimo caffè, venite la mattina, ma non solo di giorno, anche di sera, al bar Tudor per un ottimo caffè, vero Giovanni? Giovanni che sta preparando la macchina, che già sento, ciao carissima. Come va Cinzia? Tutto bene? Hai visto quanti amici ci si sono? Vedo. Una band ormai extra large. Buongiorno Avellino. Cosa ci ha preparato di buono, cara Cinzia? Oggi è lunedì, quindi iniziamo la settimana e inventiamo. Creiamo, siamo anche creativi. Innanzitutto facciamo il caffè. Sì, si sente già la Roma, con il nostro Giovanni che sta mettendo in moto la macchina. Certo. Giovanni, cosa stai preparando? Postazione del caffè. La postazione del caffè. La stazione del caffè, la stazione. E quindi tra poco vedremo uscire questo fiume profumatissimo di caffè. Caffè già tostato. Ok, quindi venite tutti al bar Tudor. Pronto Carmine? Buongiorno. Oh, buongiorno, vieni pure tu, tanto hai visto quanti ne siamo stamattina. Come? Glielo mando io. Ok, vuoi un bacio a Cinzia? Un bacio a Cinzia, Cinzia un bacio e io devo fare questo. Carmine, ecco. Tu così mi fa innamorare. Cinzia, vuoi chiedere tu una canzone? Anche se non c'è Aurelio stamattina, un pezzo musicale. Un pezzo, a Tazzulelle Caffè. Una Tazzulelle Caffè, va bene Carmine? Me la dedica a me, grazie. Va bene Carminuccio, tutto bene, tutto a posto. Ma è un poco, monotono questa canzone, perché non c'è Aurelio, non c'è Baldoria. Sì, adesso cerchiamo di alzare il ritmo, non c'è Aurelio che stamattina. Non si è sentito troppo bene, però sarà con noi già mercoledì, al prossimo appuntamento. Tanti auguri, ti va bene. Tutti un bacione, okay? Va bene, ciao, un bacione. Ciao, Carmine, un bacione. Ecco qua. Abbiamo salutato anche il nostro Carminuccio. Lei tutto bene? Tutto a posto? Ha letto i giornali, i quotidiani? Gli articoli principali, perché ce ne stanno 5 di giornali, 6. Quindi ha fatto una sintesi tra tutti i quotidiani, insomma, com'è la giornata? Tutto a posto, sì. Buona. Buona la giornata. Io, se mi segue il nostro Luciano Mangiante, faccio un altro saluto ai nostri amici che ci aspettano ormai ogni mattina, in particolare il lunedì e il mercoledì, dove alziamo il ritmo della musica, grazie ai tre compari. Signore e signori, noi ci siamo, quindi una buona giornata a tutti quanti voi da Telenostra e Prima TV. Vieni amico mio, vieni. Ecco, il nostro Barbalupo, per chi ancora non lo conosce, c'è anche Barbalupo con me. Questo Barbalupo, come al solito. Il barbiere più bianco-verde del mondo, insomma, con le bacchette, è rimasto con le bacchette in mano. Oggi vi faccio il batterista. Il batterista, va bene Barbalupo, accomodati. Accomodati alla postazione dei tre compari, perché manca già Aurelio. Tutto ok, tutto a posto, ti sei già integrato per l'Avellino. Io prevedo che in Serie C ci va sicuramente, però è ingiusto quella cosa che ci hanno fatto a Roma, perché l'Avellino, anche se ha fatto un falso in bilancio, comunque doveva essere integrato in Serie B. È stata un'ingiustizia. L'Avellino meritava sicuramente pianeti alti anche per questo campionato, di giocare nei campionati che contano. Comunque anche la Serie D sta appassionando i nostri tifosi. Questa è la prima pagina del Mattino. Il Magnifico, questo è il titolo dedicato al calcio Napoli. Insigne Show, posso segnare tanto, dice il nostro Insigne. Rimpatri sui charter, scontro, questo è il titolo in alto da parte del Mattino. Poi una notizia di cronaca, cercavi il riscatto con il calcio pugnalato al cuore.
Grazie Meteo Pep in versione di Colamen questa mattina. Un attimo solo, scusami, fammi vedere cosa succede da queste parti, perché vediamo addirittura in azione il nostro Barone Rosso e anche il nostro Rubik, addirittura con Pietro Montone. Stamattina c'era l'ausilio del maestro. Abbiamo Tris Dassi. Oggi ho due maestri come aiutanti, Quindi il maestro Montone e il maestro Rubicco, assaggiatore. Io l'assaggiatore del momento. Assaggiatore ufficiale. Cosa ci preparate di buono? È possibile saperlo? Oggi il maestro Rubicco ha portato una pasta e ha chiesto a noi di fare un'opera d'arte. Un'amica sua ha aperto un pastificio. Il pastificio che sta aprendo su a Torrente. Auguri. Vedremo poi come i prossimi assaggi come saranno, vedremo. Eccoci qua, quindi c'è questa nuova pasta, sì. Ti puoi accomodare su quell'altra postazione, grazie. Ecco qua. Guarda che perla teniamo qua, maestro, illustrate voi, illustrate. E che perlone! Ah, da va! Vedi che agganci. Ecco qua. Noi mo ci prepariamo e dopo lo assaggiate tutti. Ah, quindi dopo un po' di sangue. Un po' di... Questi sono frutti dell'autunno. Queste sono, diciamo, l'oro nero dei nostri monti, quindi siamo al top del top. Ecco, signora, ha sentito che profumo? Signora, che profumo? Questo l'hanno trovato in coppa a Capo Castello. Coppa Capo Castello. È addossato la parente. Il profumo del tartufo l'abbiamo noi a chiacchiere e caffè. Si stanno preparando altri amici per una puntata davvero molto speciale. Siamo solo agli inizi di chiacchiere e caffè, ma cosa succede? Io vedo il nostro Gabriele, il ciclista. Tutto a posto! No, ma lei da ciclista professionista, insomma, anche a cantante. Ah sì, vai, portiamo allegria. Ma sono cresciuti pure i capelli. Sì, lo sforzo. Lo sforzo per... Ho fatto crescere i capelli. Il nostro Gabriele, che io chiamo Gabriele Tre Rotule, lui si chiama Tre Rotola, però visto le sue gambe, vedete, insomma... Ammirate che polpacci ci sono, Lei si allena ogni giorno. Sì. Sabato vado a Matera, Maratea in bicicletta. Sì, il segreto dei capelli così luminosi, così lunghi, qual è? È sempre lo sforzo, tanto sforzo crescono i capelli. Buon allenamento, allora, anche ai colleghi che hanno inforcato la bicicletta. Sì, alla grande. Allenando per le strade della nostra provincia. Sì, e volevo fare gli auguri a mia figlia che oggi compie 13 anni. Tanti auguri, Francesca! Auguri a Francesca da parte di Gabriele, il nostro amico di Solofra, il nostro Terrautule. Oh, ma chi sta arrivando? Puntiamo già l'obiettivo, facciamo un inno all'Avellino Calcio, perché sta per arrivare un altro personaggio straordinario. Prima abbiamo parlato di Mario di Montoro, di Barbalupo, arriva il nostro Angelo Superstar. Eccolo qua, alziamo un po' la musica. Eccolo qua, il nostro Angelo. Questo è un lupo. Ma questo è un lupo, sei. Questo è un lupo di pelle. Un lupo di pelle sovrana. Tutto di pelle, vediamo tutto anche di pelle. Tutto di pelle. Io porto sempre la pelle. Solofra la porto nel cuore. Tra l'altro a Solofra. Con tutti i solofrani. Tra l'altro a Solofra c'è un cuore bianco-verde che batte forte. Sì, no, è forte, guarda com'è bello, vedi. Mamma mia, ma che bello, è proprio di pelle originale. Pelle originale. Ma questi sono pure i suoi, Angelo, che cosa sono questi? Sono questi qua, per far vedere che è la pelle, A Fiumicino adesso. Io non sono andato ad Avellino perché ho avuto un problema, se no andavo anche a campo. Lei porta il calcio in tutto il mondo. Sì. E la pelle di Solofra. E pelle tutto il mondo. Sì. Pelle e l'Avellino calcio. In tutto il mondo. Vogliamo fare questa previsione. Sì, facciamo la previsione. Allora, per siccome il prossimo... c'è l'aeroporto e c'avevo una ragazza dell'India. Sì. Io mi auguro che 5-0 sia poco. 5-0 addirittura. Ma a cosa servono, caro? Questi pescatori, bianco verde. Per la ola bianco verde. Vai lupo, vai barbalupo, vai. Ale. Forza lupi, ale. Ale. Forza lupi, ale. Avellino, ale.
arriva anche un cartello, grazie, grazie, perché ne abbiamo davvero bisogno. Ciao, buongiorno, grazie, buongiorno. Mille, grazie. Lunga vita ai tre compari, a tutti voi. Lunga vita ai tre compari, però ne manca uno. Dove sta? Manca dove sta? O Barone Rosso, dove sta? Eccolo Barone qua, Rosso, Barone Rosso. Eccolo, ci sono tutti stamattina. Ci sono tutti stamattina, grazie veramente. Prego, prego, buongiorno. Grazie mille. Come va? Tutto bene? Lei sta dando Vittorio, signor Vittorio, buongiorno, in diretta per Telenostre, prima di voi il nostro Vittorio che viene a darci il buongiorno stamani, in allegria Vittorio. Sempre in allegria. Tutto bene Vittorio? Grazie a Dio, tutto bene. E dove stiamo andando? Dove state andando stamani? Stamattina andiamo a Villa Maina a fare le cure termali, la seconda settimana. Ah, è con l'Anteas della CISL di Avellino. C'è il presidente, ah, ma anche il vicepresidente stamattina. E allora buona cura a entrambi. Grazie. Anche allora a tanti. Divertitevi pure. Certo. Divertitevi, ovviamente. Che sia un viaggio, che sia un viaggio di buona salute, un viaggio anche bello spensierato per Vittorio e l'altro amico. Se puoi di nuovo far vedere il cartello. Sì, sì. Eccolo qua. Un attimino. Sì, sì, una buona vita, una lunga, lunga vita ai tre compari. Anche a tutti gli altri amici. Anche a tutti, buone cose. Sì, allegria. Allegria. Grazie mille, grazie per il cartellone. Si stanno riscaldando i motori di Chiacchiere e Caffè, come vedete il nostro edicola man, il nostro... L'edicola man è sempre pronta. Sempre con la guardia alta, con la guardia tutto bene? Alta. Tutto a posto. Volevamo dare un'occhiatina a un altro quotidiano? Questa è la Gazzetta dello Sport, eccola qua, Tango Milano, quindi apre la Gazzetta dello Sport con le vittorie di Inter e Milan ieri, Inter sul podio con Super Riccardi, hanno vinto anche la Juventus e Napoli, caro Pelé, insomma, dice sempre che il campionato è finito o c'è ancora qualche speranza, qualche sussulto per il Napoli? No, numericamente non è finito, però diciamo psicologicamente penso proprio di sì. Diciamo per chi mastica calcio, già capito che la Juventus ha vinto un altro campionato, per creare un po' di concorrenza, pur essendo tifoso napoletano, bisogna aspettare che Inter e Milan facciano uno sforzo economico non indifferente per fronteggiare la Juventus. Questa è la realtà purtroppo del calcio italiano. Sì, questa è la realtà, al momento il campionato sembra quasi chiuso, ma la nostra Cinzia per quale squadra tifa? Per i più forti. E che sono... I bianconeri più, della i Juventus. Forti. La Juventus. I più forti. Ah no, i più forti in assoluto. Ma è bello così, insomma. Soprattutto l'Avellino. L'Avellino è la squadra più forte del mondo per noi. Oh, il nostro barone rosso è in fermento, insomma, ma no, sento degli odori speciali questa mattina. Noi portiamo degli ingredienti che bisogna farli vedere. Io non mi non potremmo fare pure nulla, non ti preoccupare. Lascia. Ecco qua. Guarda, stiamo preparando il sugo, vedi? E spieghiglielo qual è il sugo. No, ma non ha mai c'è troppo poesia. Dato che mi avvicino con il microfono. Il microfono, insomma. Troppi segreti non li può dire, però. Ma intanto, però, intanto ci sono primizie. Si vedono. Sì. Quindi adesso facendo una mulinatura di pepe nel prosciutto che sta saltando. Ma che odore, che profumi! Possiamo invitare tutti i nostri amici, ma una prima colazione speciale. Quasi. Ovviamente qua la dieta vabbè, salta per un alle, giorno. Alle sette sì. E mezza di mattina. Barone Rosso, procede tutto alla grande. Sì, fra poco vi chiamiamo. Dai. L'assaggiatore ufficiale lo vedo. È prontissimo, è prontissimo ad assaggiare. E beh, insomma, la mattinata è ricca di sorprese. Prego, prego. Oh, addirittura il vicepresidente dell'associazione regionale Cuochi che dà una mano al Barone Rosso e cala la pasta. Assolutamente sì. In diretta per Telenostre. Assolutamente sì. Ecco qua. Ecco qua. Anche la pasta ha ovviamente la sua storia. Come diceva prima il nostro assaggiatore ufficiale, è di un'azienda locale, quindi pasta... tutto made in Irpinia. Tutto made in Irpinia. Quindi noi ci vediamo tra pochi. A chilometro sotto zero. A chilometro sotto zero, ma noi premiamo sempre i nostri prodotti. Eccoci qua con i tre compari. Lunga vita ai tre compari. Angelo che continua a battere il tamburello bianco-verde. Diamo un po' di ritmo alla nostra trasmissione.
sasso ciclista che balla e che scala. Caro Gabriele, tre rotule, lei si allena sempre così, ma rischia veramente anche. Di far saltare una rotula, insomma. Angela, ma tu hai visto come si allena il nostro... Ma questo è un allenanisco, allena il disco. Ah, il disco, allena il disco. C'è anche il maestro qua che si è aggiunto ai tre compari. Maestro, anche lei, abbiamo un batterista. Batterista straordinario, sì. Però insomma, no, batterista professionista. No, non proprio professionista. No, no. Io volevo salutare anche l'amico, siamo in diretta per Tele Nostra, sì, Prima TV, questo è il bello di Chiacchiere e Caffè. Complimenti a tutti gli amici, a tutti gli operatori che tengono pulita la nostra città. Questo è il bello della nostra diretta di Chiacchiere e Caffè. Vorrei di nuovo salutare gli amici che ci seguono da casa. Svegliatevi, signori, perché è tardi. Tutti in pista, tutti in campo, tutti per strada. E ovviamente buon lavoro per chi si sta recando adesso al lavoro. Caro Meteo Pep, c'è ancora qualche notizia da cogliere? Ecco, dobbiamo qua fare qui la pagina dello Sport del mattino. Napoli, due magie, la vittoria contro il Sassuolo KO, Avellino irresistibile, tre reti al Cassino e primario consolidato. Bene, ci siamo. No, vabbè. È finito pure il campionato di Serie D. Sì, no? Penso Avellino penso. E la Juventus della Serie D. Sì, la Juventus della Serie D. Devo dire la verità, io penso che con questa nuova società, con questo ingegnere da Cesare, Martello da quella parte, sì. Con questo ingegnere da Cesare abbiamo un viatico positivo che ci porterà nel giro di 3 anni massimo nelle categorie che contano. Perché la prima cosa, ci sta una serietà professionale da parte di tutti, vedo molta serietà, vedo una squadra educata. Ed è una conseguenza delle direttive della società. Bene, una squadra educata mi piace, l'Avellino che è probabilmente la Juventus del campionato di Serie D. L'obiettivo di Luciano Mangiante è puntato sulla nostra cucina, perché Chiacchiere e Caffè si arricchisce anche dei profumi della nostra Irpinia. Caro Presidente, cosa succede adesso? Vedi, adesso dobbiamo vedere il barone ci finisce di fare la ricetta, perché così le nostre amiche da casa possono replicare tranquillamente. Abbiamo messo il prosciutto praticamente, a far saltare il prosciutto, ci ha messo i vari odori, un po' di pepe. Sta amalgamando tutto. Adesso sta amalgamando un po'. Ecco qua. Per completare la cottura praticamente della pasta. Poi facciamo una grattata di tartufo. Guarda. Però così ci prendi alla gola, La pasta del cilindro. Questa si chiama istigazione a delinquere. Mamma mia, ma che bello. Luciano, ti raccomando, becca con l'obiettivo in primo piano questi colori. Ci dispiace per i telespettatori che non possono assaporare e nemmeno sentire i profumi, ma qua abbiamo davvero la verde Irpinia, i tesori del nostro territorio in cucina. Il fior fiore. L'acrobazia del Barone Rosso al volo in diretta per Tele Nostra su Chiacchiere e Caffè in esclusiva. Ecco qua il tocco. Questa a quattro mani, mi metto il formaggio. A quattro mani, il formaggio a quattro mani. Ecco qua, roba che solo Chiacchiere e Caffè riesce a mostrarvi la mattina in diretta. Ecco qua, a quattro mani. Che formaggio è? È un misto di formaggi, pecorino, caciocavallo, vedi? Parliamo giocatore, già è pronto a scendere il pronti. Ecco qua. Ci siamo, dobbiamo impiattare adesso. Impiattiamo.
La nostra specialità, come si chiama questo piatto? Tagliolini al tartufo con erbe di montagna. Mamma mia, Luciano, ti prego, però inquadra. Senza lesinare, guarda. Inquadra questo patrimonio. Questo piatto. Applauso da parte dei nostri amici. Aspetta, non vieni. Ferma, maestro, ferma. E a completare un po' di olio. Extravergine di olio, guarda qua. Ecco, comunque, Pietro ha visto che... Andiamo a dare sì, buon appetito agli amici, sì. Diamo il buon appetito, il buongiorno, il buon appetito. Il buongiorno, ben mangiando. Il buongiorno sia del mattino, ecco, che la pasta. Mostriamo il trofeo ai nostri amici. Chiudete le case. Adesso il sacrificio del nostro assaggiatore. Ma imbiattiamo, adesso imbiattiamo. Facciamo un po' a tutti. Mentre lo rimbiatti a te facciamo un va bene, grazie. Volevo portare un libro leggero, no? E invece mi sono portato la lettura leggera. Insomma, la Costituzione italiana. Leggero, comunque. Insomma, lo consigliamo. È un buon antipasto, sì, è valletto. È un buon antipasto questo, e poi affondiamo i colpi. Va bene, caro maestro Rubicco, ecco, siete capitati a fagiolo, come si dice in gergo, perché avete visto che ben di Dio. Benissimo, bellissimo, veramente bellissimo. Siamo capitati non volendo, Sì, insomma, una bella giornata, sì, prospetta. Bella giornata. Ma pure un bel pranzetto. Col tartufo e una prima colazione speciale. Sì, faccia vedere il suo viso, la sua faccia. Come si gusta, caro assaggiatore? Soffro maledettamente a vedere questo. Guarda, voglia di lasciare per un attimo. Non puoi permetterlo, perché spettacolare. Ecco qua. Offriamo a tutti i nostri amici che transitano per via Tagliamento. Fate presto perché altrimenti finisce, è la fine del mondo. Diciamo, qua è fienda mangiante, qua si fa dal vivo, tutto dal vivo. Tutto si live, fa tutto live, tutto dal buonissimo, vivo. Buonissimo. Il barone rosso quando scende in campo diventa il maratone dell'acqua. Ma io mi sono innamorato di questo! Andatevi ad abbracciare. Non avevo una chiamata e non posso stare a tempo col maestro. Se vuole assaggiare la nostra primizia, ce n'è per tutti, la primizia del Barone Rosso questa mattina in diretta su Telenostra e Prima TV. Mi richiama al dovere nostro Meteo Peppa. Di dare vita al media, se no non ce la facciamo. Non si preoccupi, perché il suo spazio è garantito e tra l'altro è il momento clou della trasmissione. E allora lo facciamo adesso. Intanto un saluto speciale al nostro Alfonso, l'Alfo Volante, Alfonso Tarantino, in regia, in diretta, in collegamento via satellite. Caro Alfonso, vieni, raggiungici per un attimo, lascia per un secondo la regia, la console, vieni ad assaggiare pure tu il nostro primo spettacolare preparato dal Barone Rosso con l'ausilio del vicepresidente dell'Associazione Cuochi Regione Campania, Pietro Montone. Allora, il momento clou della nostra trasmissione, mentre tutti stanno mangiando, ecco, anche il nostro ha già finito. Sono ottimi. Ottimi, non avevo dubbi. Allora, il nostro momento clou, il Meteo Pep. Ecco qua. Buongiorno ai miei fans, buongiorno alla redazione e buongiorno a Mario Ciordano. Alzati dalle babbucce d'appicciamento. Sveglia, tutti in campo per strada. Vai con le previsioni. Allora, oggi le previsioni sono di bel tempo, c'è un po' di sole. Poi nella giornata di domani sarà un po' variabile, poi migliore. In attesa della perturbazione numero 2, sì. Perché la perturbazione numero 8, arriverà una perturbazione d'origine atlantica, potrà temporale intensa a nord e poi mano a mano a centro e poi a sud. I venti soffriranno dai quadranti meridionali. Quella dedica musicale come va intanto Serena? Serena, tu sei serena. E vuoi salutare cantando pure loro che sono dei tuoi fans? Ciao a tutti, ciao, buongiorno. Salutine, vuoi cantare una canzone per loro? Una canzoncina sotto il sole di Riccione. Sotto il sole di Riccione per voi. Grazie per il buongiorno. Grazie mille. È un bacione speciale. E intanto vedete che si fermano i passanti, una anche cosa. Per trovare il primo del Barone Rosso. Sì.
Ecco qua. No, il pluviometro. È tornato il pluviometro. È tornato perché al nord pioverà e passano parecchi centimetri d'acqua. A regalare una temporale anche intensa. Mentre qui sarà poca pioggia. Ma lei beve pure quest'acqua? Bevo acqua però. No, anche l'acqua del pluviometro lei beve, ma non è possibile. Io pensavo fosse uno strumento meteorologico, invece no, lei lo beve. E il pluviometro non c'è più adesso. E adesso mai è diminuito il pluviometro. Ha bevuto un po' di acqua per prendere fiato il nostro Meteo Pep. Intanto il Barone Rosso che riceve i complimenti da parte dei passanti, dei nostri amici. Visto che lei è andata cucina, benissimo. Ha detto questo amico, visto che lei dobbiamo aprire un ristorante, sì. Devi aprire un ristorante. Ci deve pensare. Sì. Oh, noi siamo quasi alla fine della nostra trasmissione. Ciao Dolores. Ciao, come stai? Tutto bene? Cinzia, tu hai assaggiato una forchettata di pasta? Perché hai visto che ti abbiamo combinato stamattina. Ecco, vabbè, ha detto che ci penserà. Noi siamo alla fine della nostra trasmissione. Intanto c'è Meteo Pep che deve lanciare un altro messaggio. Sì. Un saluto lo facciamo a Anna Maria Spagnuolo. Sì, va bene. Anna Maria Spagnuolo. Spagnuolo, va bene così, va bene. Ah, un bacione in diretta, è un suo fan? Sì, è un nuovo fan. È entrato nella lunga lista. Sì. Di prediletti, sì. Volevo concludere con una nuova tecnologia che sta per esistere, però, sì, davanti alla... che sta per venire praticamente senza catena cardine, è un mezzo che cammina sospeso. No, c'è anche questo, il momento della scienza, a chiacchiere e caffè. I nostri amici, eccoli qua. Ciao a tutti, sono Frani che ci seguono. Angelo, vieni a salutare. Angelo, un saluto a tutti gli amici di Solofra della Valle dell'Irno. Tu che sei il testimonial della pelle della cosa. A chi dobbiamo salutare? A tutti gli amici di Solofra. Allora, primi Solofrani, poi la Vellinese, poi l'italiano, poi l'europeo e poi il mondiale, va bene? Va bene. Vi saluto a tutti i Solofrani, siete tosti, croccanti e freschi. E andate a lavorare. Grazie Angelo, e il nostro Tre Rotule che adesso riprende la bicicletta. Sì, ovviamente continua a girare per il mondo. Vai! Ti raccomando, a luglio Santiago di Campostela. Ecco qua, Santiago di Campostela, il nostro Barbalupo. Che continua a battere, ma ti hanno lasciato solo qua, vedo, insomma. Ormai la musica è finita. No, la musica c'è sempre, caro Barbalupo. Ecco qua, dobbiamo salutare altri amici. Abbiamo preparato i cartelli per Diego Nigro del Malaga, il Pescador. Quando ci vieni a trovare con la tua imbarcazione, la parcheggi da queste parti. Grazie, un bacione a Diego e a Ciro Marano di Varese, che l'altro giorno ci ha scritto una cosa bellissima. Ha detto complimenti per la trasmissione del mattino per chiacchiere e caffè, io sto a Varese e mi fate sentire a casa, mi sembra di stare ad Avellino. E un Ciro a Varese per Ciro Marano, eccolo qua, un saluto speciale da chiacchiere e caffè. Sì. Questo è un attentato, però non si fa così, è un attentato anche il dolce. Sì, il dolce offerto da... Prego, da una delle aziende del nostro territorio, ospedaletto, diciamo, possiamo dire, Maietta, quindi ringraziamo per averci mandato questo. Ovviamente lo mangio anche io, altrimenti che non ce ne danno più. Adesso vai al lavoro, Pietro. Sì, fra poco sì. E tu sei anche docente all'Istituto Alberghiero. Sì. Quindi complimenti anche per l'iniziativa dell'università, delle scienze gastronomiche a Solofra. Stiamo avendo un sacco di telefonate, richieste, di informazioni anche a noi. Noi siamo semplicemente dei partner dell'iniziativa che è voluta da questa fondazione che sta a Malta. Ed è per noi motivo di vanto aver portato in Sud Italia un qualcosa che oggettivamente mancava. C'è Napoli, ma diciamo questa è la seconda
università in Campania questo tipo di... Grande Pietro! Bene, complimenti, grande. Complimenti a Pietro Montone. Un saluto da parte di Tre Rocce. Ciao a tutti, ecco ciao, qua. Grande, allora, mitico Ottavio, ciao! Grazie a te, allora salutiamo Pelé del Gaudio, grazie Pelé, partita difficile questa mattina, però ci siamo... No, 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 non è importante che è finita la partita, anche con un po' di recupero. Un po' di calma. Vabbè, caldo. Stamattina... Tu, salutaci tutti. No, no, non voglio salutare nessuno, solo a Caccavale. Salutiamo Caccavale tutti quanti. Un saluto al nostro Meteo Pep, un saluto agli amici che sono stati davvero protagonisti di una mattinata vivace, brillante, speciale, come sempre. Una mattinata super, salutiamo tutti gli amici di Avellino, tutti i lavoratori e tutti gli scolari. Ecco qua, volevo salutare anche il maestro Rubicco, un saluto, sei indaffarato. È indaffarato, sì. Praticamente a fare la scarpetta del io vi lascio, grazie Barone Rosso per la sua partecipazione straordinaria. Un grazie al maestro Mondone che si presta a questi giochetti grazie nostri. Pietra. Grazie al Barone, grazie soprattutto a te e ai nostri amici che ci seguono. Una mattinata allegra e spensierata questa mattina. Giovanni, vuoi anche tu salutare qualcuno? Sì, grazie. Dividiamo tutti gli amici al partuto, al riavvantaggiamento, a godersi una bella prima colazione. Una bella colazione, bravo. Ciao Cinzia, cosa sta combinando qua? Cinzia, noi siamo alla fine della nostra trasmissione, non ti voglio scomodare. Ciao Cinzia, grazie. Grazie a te, gentilissimo, hai portato un po' di allegria. Sì, sempre. Grazie a Cinzia del Bar Tudor. Io saluto anche Aurelio, grazie, che non ho potuto essere grazie. Dei nostri. Aurelio sta a casa. Un saluto, caro Aurelio. Per lei cosa sta succedendo? Vai a scuola, un bacione, Aurelio. Ci vediamo dopo domani. Sì, un bacione ad Aurelio, un bacione a Pelé del Gaudio. Noi concludiamo con un po' di ritmo e con un po' di musica. Da Chiacchiere e Caffè questa mattina, un saluto a tutti quanti voi, una buona giornata. La Tele Nostra è prima di sempre in direttissima con voi dal Bar Tudor.